Resto organizzativo in seno alla scuderia Ferrari. Difatti, nelle ultime settimane, il team principal Frederick Vasseur ha avviato una corposa campagna di reclutamento che mira a portare a Maranello materiale tecnico di primo ordine come il performance director di Mercedes, Loïc Serra, e il direttore tecnico Red Bull, Pierre Vacher. Scopriamo insieme il profilo dei due tecnici e i vantaggi di un possibile arrivo in GES. Il dirigente di Travel, che tira le redini dalla GES all'inizio di gennaio, recentemente non ha fatto mistero di essere in procinto di annunciare un top guy che arriverebbe a rimpolpare un reparto tecnico che ha bisogno di stabilizzarsi dopo il riassetto partito a seguito dell'addio improvviso ed inatteso, almeno da chi opera all'interno delle mura rosse, di Davis Sanchez, volato oltre Monaco. Il nome più gettonato è quello di Loïc Serra, che in Mercedes occupa il rilevante compito di direttore delle prestazioni. Definizione piuttosto ampia, dentro la quale si cela un professionista cresciuto in Michelin, che ha il compito da fare da coordinatore tra gli aspetti pneumatici, quelli delle sospensioni, gli aerodinamici e i responsabili della power unit, per garantire che le varie risorse lavorino in simbiosi per ottimizzare le prestazioni della propria vettura. Dalla Ferrari non sono arrivate conferme, nemmeno dalla Mercedes, ma qualche indizio fa ritenere che la voce sia più credibile. La scuderia di Brackley, difatti, ha ingaggiato Adil El Awadhidi, ex team leader dello sviluppo aerodinamico di Red Bull, dove ha operato per 5 anni e mezzo, dopo essersi formato proprio in Ferrari, una figura che per curriculum e competenze potrebbe sostituire il francese Serra. Red Bull, da punto di riferimento della Formula 1 attuale, si trasforma in terreno di calcio per quelle scuderie che hanno bisogno di recuperare terreno. E proprio a Milton Keynes si volgono gli sguardi dei dirigenti ferraristi, che non sono preoccupati del probabile arrivo di Serra, che fermi tutti non vedremo girarsi per la provincia di Modena così presto, e se lo farà sarà per ricaricare le pile in attesa di prendere possesso dei suoi uffici. Mercedes, non proprio esaltata per la perdita di un tecnico di un certo rilievo, avrebbe imposto un periodo di gardening di 18 mesi. Loïc Serra sarà in rosso dal 1 gennaio 2025. Lavorerà direttamente al progetto 2026, che dovrà soddisfare il nuovo quadro normativo in via di definizione. E nel frattempo, cosa farà l'ingegnere di Nancy? Secondo qualcuno, fungerà da procacciatore tra un arroz potato e un mandarino innestato. Lo scenario è questo. Il tecnico transalpino è molto vicino a Pierre Vacher, direttore tecnico della Red Bull. Quest'ultimo è l'oggetto del desiderio di molti team principal e soprattutto di Frederick Vasseur. Il vero obiettivo della Ferrari sarebbe proprio il pezzo da 90,
dell'equipe austriaca che sta provando ad alzare una barriera a protezione del proprio ingegnere. Christoffner, quando è stato interrogato sulla questione, è parso abbastanza infastidito, ribadendo che nessun tecnico di primo profilo avrebbe lasciato Milton Keynes per andare altrove, Ferrari compresa. Lo stesso Vasci, uno degli autori nel dominio del Red Bull, non sembrerebbe così attratto dalla prospettiva ferrarista, perché dall'esterno si percepisce troppa confusione e si ritiene che ad oggi Maranello non possegga gli strumenti per poter vincere almeno nell'immediato. L'arrivo di tecnici e di ingegneri provenienti da squadre rivali come Mercedes e Red Bull potrebbe portare diversi benefici alla Ferrari. Scopriamoli insieme. Acquisizione di know-how. L'ex era e Pierre Vacher potrebbero portare con loro una vasta esperienza e conoscenza delle tecnologie e delle procedure utilizzate da Mercedes e Red Bull. Questa esperienza può essere preziosa per la Ferrari, per migliorare le proprie prestazioni e adottare nuove metodologie di lavoro vincenti. Prospettive fresche. Tecnici provenienti da squadre rivali possono portare prospettive fresche e ambizione alla Ferrari. Questo può stimolare la creatività e portare nuove soluzioni tecniche e strategiche. Scambio di informazioni. L'arrivo di personale proveniente da altre scuderie può favorire uno scambio di informazioni e conoscenze, permettendo alla Ferrari di imparare dalle migliori metodologie lavorative adottate da Mercedes e Red Bull. Rafforzamento del team. L'arrivo di professionisti di talento da scuola di vertice può rafforzare il team Ferrari, aggiungendo competenze e capacità che possono migliorare le prestazioni complessive della scuderia. Miglioramento della cultura aziendale. L'integrazione di nuove personalità può portare a miglioramento della cultura aziendale, incoraggiando la collaborazione e la sinergia tra i membri del team. Tuttavia, è importante sottolineare che l'effettivo impatto di tali arrivi dipenderà dalla capacità della Ferrari di sfruttare meglio le competenze e le esperienze dei nuovi membri del team. La collaborazione, la condivisione delle conoscenze e un ambiente di lavoro positivo e stimolante sono fondamentali per garantire il successo di qualsiasi squadra, di qualsiasi team della Formula 1. Spero che questo approfondimento dedicato all'insourcing tecnico in procinto a Maranello vi sia piaciuto. Ditemi la vostra su questo argomento delicato che può costituire una base vincente per la Ferrari del futuro. Vi ricordo inoltre di premere il tasto iscriviti per non perdere nessun contenuto e nessun video dedicato alla Formula 1. Alla prossima!